Oggi giornata di venerdì, giornata di Venere, giornata di estetica, giornata di bellezza, giornata di armonia, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'aria. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, venerdì 17 giugno 2022. Iniziamo dal sempre grintoso Ariete, una giornata decisamente molto stimolante, molto frizzante, ricca di stimoli anche diversi dal consueto, un'emotività che riesce a spaziare anche in direzioni che vanno al di là da quelle che sono i tuoi consueti canoni, quindi un'emotività molto così positiva, molto coinvolgente anche nei confronti delle persone che ti sono vicine in ambito professionale e anche in ambito privato. Buono livello energetico, se appartiene all'ultima decade, questo sole è costantemente favorevole, ti consente anche su questo fronte di sentirti aperto e aperta e comunicativo e comunicativa nei confronti degli altri. Analogamente per i nati la prima, Mercurio decisamente positivo in un ambito di professionalità ma anche in ambito privato, enfatizza questa tua tendenza mentale a abbracciare, ad accogliere tutta una serie di stimoli nuovi, diversi, positivi che ti giungono e che quindi sei in grado di rielaborare e riversare nei confronti delle persone che ti sono vicine, coinvolgendoli in quelle che sono le tue prospettive. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sempre ottimo questo influsso di Venere, soprattutto se appartiene all'ultima decade, in grado di colorare di queste tinte più concrete, più positive, ma altrettanto coinvolgenti il tuo rapporto già in essere, o la possibilità, se lo desideri, se c'è qualcuno che è nelle tue mire oppure a cui tu piaci, di partire con un nuovo rapporto che appunto evolve all'insegna di una sorta di maggiore stabilità fin da principio, magari una modalità diversa rispetto a quella a cui sei abituato, ma che risulta comunque gradevole per te. Ottimo sempre a livello energetico, se appartieni alla seconda decade, con questo Marte decisamente molto intenso, molto positivo, molto intenso, e che quindi ti dà la possibilità, l'occorrenza di avere questa sorta di marcia in più per riuscirti a imporre nei diversi frangenti che la giornata ti porta, professionalmente e nel privato, con una grande capacità di vittoria, di riuscita. Quindi insieme una giornata che si rivela veramente ricca di stimoli e di possibilità di riuscita per te. Per il concreto e coerente Toro, una giornata che evolve all'insegna di un'emotività un po' sfasata, se appartiene alla prima e alla seconda decade, questa luna non troppo favorevole, come se riuscisse ad alterare quello che è un po' il tuo umore e anche il tuo modo di relazionarti nei confronti delle persone che ti sono vicine. In un certo senso questo va quasi a discapito di altre energie planetarie che riescono comunque a riportare una sorta di equilibrio per quanto ti riguarda, specie mentale, se appartiene alla prima decade con questo Mercurio che ti dà sì questa capacità di spaziare in varie direzioni, ma allo stesso tempo di coagularle in una unica e condividere con le persone che ti sono vicine professionalmente o in ambito personale, quindi una sorta di recupero dopo aver comunque inviato la tua energia in varie direzioni e una tendenza così a sintetizzare il tutto. A livello di forma generale questo sole è decisamente favorevole, soprattutto se appartiene alla ultima decade, ti dà la possibilità una volta di più di distaccarti da quelle che sono magari le tue prospettive abituali e fare tue tutta una serie di stimoli, di input che ricevi dall'esterno e quindi a farne parte e a riversarle nuovamente nei confronti dei rapporti con le persone che ti sono vicine. Per quanto riguarda appunto soprattutto questi rapporti, quelli più importanti per te, soprattutto se appartiene all'ultima decade, questa Venere costantemente tua alleata ti consente di trovare un buon equilibrio, un buon coinvolgimento, un'intensità, una carnalità per quanto riguarda queste relazioni per te più importanti, o partire se lo desideri, se c'è una relazione nuova, una persona nuova, con queste migliori intenzioni, con questo grande coinvolgimento fin da principio e soprattutto una grande stabilità. Quindi su questo fronte continua a essere, appunto, se appartiene all'ultima decade, una grande energia, una grande positività attribuitati da questa Venere costantemente tua alleata. Se appartiene alla seconda, ancora buona questa carica energetica positiva, questo slancio all'occorrenza da parte di Marte che ti consente di ben figurare, di importi, di riuscire in quei frangenti cui necessità di una azione diretta, di una rapidità di comportamento, magari in maniera così diversa da quanto normalmente tu non sia abituato e abituata.
per il frizzante e curioso Gemelli una giornata nell'insieme molto positiva, molto stimolante, soprattutto una serie di input ti giungono dall'esterno, da persone che poi conosci, anche da ambienti magari che non fanno necessariamente parte della tua abitudine, tutta una serie di situazioni all'avanguardia, situazioni nuove in grado veramente di stimolare la tua grande curiosità. A livello mentale, a livello emotivo, riesci a riversare, a coinvolgere anche le persone che ti sono vicine, considerato anche il contemporaneo influsso decisamente molto positivo di Mercurio, e quindi rendere partecipi di prospettive che possono veramente distaccarsi dai consueti schemi. Ottima la forma generale se appartieni all'ultima decade, con questo Mercurio decisamente, con questo Sole decisamente molto propizio, oltre al Mercurio propizio per i nati la prima, e che anche su un fronte di forma generale ti consente veramente di sentirti a tuo agio, di sentirti la carica giusta per interagire con gli altri. Sul fronte sentimentale, Venere costantemente favorevole se appartiene all'ultima decade ti consente di instaurare o reinstaurare dei nuovi rapporti all'insegna della massima stabilità fin da principio, e anche di un coinvolgimento che va al di là di quella sorta di così magari romanticismo astratto di rapporto da libro più che non di carnale coinvolgimento, con grossa soddisfazione sia per te sia per chi si avvicina a te per appunto magari vivere un nuovo rapporto o l'eventuale partner che già ti conosce che ha così piacere di questo rinvigorimento del rapporto che già vi coinvolge. Per i nati della seconda decade, buono livello energetico, questa energia aggiuntiva di Marte che risulta sempre molto positiva, sempre di molto utile, soprattutto in quei frangenti, specie in ambito professionale ma anche nel privato, in ambiti così di semplicità, di cose magari futili, in cui necessità di un'azione forte, decisa, rapida da parte tua per raggiungere un obiettivo, un intento con un obiettivo di vittoria e di massima riuscita per quanto ti riguarda. Quindi una giornata veramente molto positiva, molto ricca di stimoli, con una buona carica un po' su tutti i fronti per te. Per l'inconscio e sensibile Cancro, ancora una giornata dei connotati un po' particolari, un'energia in campo a livello emotivo un po' diversa dal consueto, un'attenzione rivolta verso tutto ciò che magari si discosta sensibilmente da quello che è un po' la tua prassi, quindi una sorta di occhio curioso verso ambiti che veramente sfuggono alla tua normale attenzione. Quindi una giornata un po' diversa dal punto di vista emotivo, una forma generale comunque positiva che ti contraddistingue se appartiene all'ultima decade, con questo Sole sempre positivo che ti aiuta a essere più comunicativo e comunicativa, più esternante quelli che sono anche i tuoi punti di vista. Allo stesso tempo anche Mercurio per i nati la prima decade ti consente di farlo, specie in ambito professionale ma anche così in ambiti privati, di essere così meno ripiegato in un certo senso sui tuoi concetti, sui tuoi punti di vista, ma essere così più disponibile a rendere partecipi gli altri di idee che comunque risultano molto coinvolgenti, molto positive, molto degne di essere esternate. Per i nati della seconda decade, necessità ancora di ponderare, di non scialacquare in un certo senso quelle che sono le tue energie, le tue forze, considerato questo Marte ancora non troppo favorevole, mentre per i nati l'ultima, buona, anzi ottima la stabilità in ambito sentimentale, questa Venere continua ad illuminare di colori intensi, coinvolgenti, positivi, di grande soprattutto stabilità, molto importante per te, quella che è la relazione con l'eventuale partner, o la possibilità, se lo desideri, se c'è qualcuno nelle tue mire oppure a cui tu piaci, di partire con un rapporto nuovo che evolve veramente all'insegna della massima stabilità e del massimo coinvolgimento fin da principio. Quindi una giornata che nell'insieme, così seppure un po' anomala per te, riserva comunque diverse energie positive per quanto ti riguardano. Per il carismatico e maestoso Leone, una giornata dei connotati un po' particolari, un'emotività un po' in leggero calo, questa luna non troppo favorevole, vertibile soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, è come se appunto riuscisse ad alterare il tuo umore e farti sentire così in un certo senso non così importante come normalmente sei o come normalmente ambisci ad essere, quindi come se ci fosse tutta un'energia tutta attorno a te in movimento in cui tu non riesci a essere così preponderante quanto ti aspetteresti. Buono a livello energetico per quanto riguarda i nati l'ultima decade, sempre con questo Sole decisamente molto propizio, e allo stesso tempo questo Mercurio per i nati la prima, che specie in ambito professionale ma un po' in generale anche negli ambiti di vita privata, ti consente quasi quasi di recuperare quell'energia non così eclatante, non così positiva del fronte emotivo, e quindi mentalmente ti consente di porti in una posizione
così, che ti è propria di riuscita, di riferimento, di carisma nei confronti delle persone che ti sono vicine, esternando idee, comunicazioni, progetti con il massimo coinvolgimento e la massima capacità anche appunto di riuscire a, non dico importi, ma a convincere appunto della bontà di quanto propugni in un certo senso. Per i nati della seconda decade è sempre ottimo questo influsso di Marte, in grado di darti una spinta in più, una carica in più in ambiti professionali sicuramente, ma anche nell'ambito privato, di farti arrivare dove desideri, di farti riuscire, farti vincere, una parola sola. Quindi un Marte veramente sempre molto forte, molto positivo. E per i nati della prima e la seconda decade ancora una buona ripresa per quanto riguarda la vita sentimentale dopo le ultime settimane non troppo eclatanti, mentre per i nati l'ultima, appunto, questa Venere potrebbe ancora alterare quelli che sono gli equilibri del rapporto a cui più tieni, facendoti proprio apparire sotto una luce non proprio eclatante per certi tuoi atteggiamenti così non troppo positivi, un po' spigolosi, un po' troppo così pressanti nei confronti dell'eventuale partner. E anche se desideri così instaurare un nuovo rapporto, certi tuoi modi di porti, di relazionarti fin dal principio potrebbe essere così controproducenti per l'installare un rapporto positivo come da te prospettato, come ti aspetteresti, considerato appunto questa tua emotività non troppo così positiva nell'ambito della creazione di un rapporto. Per la metodica razionale vergine, una giornata dai connotati un po' particolari, per te che emotivamente sei portato a non prendere in un certo senso, non correre dei rischi, oggi la giornata è come se fosse portatrice su un piano emotivo di tutta una serie di energie un po' particolari, un po' strane, un po' scombinate, che magari potrebbero un po' spiazzarti. A livello di forma generale, una buona ripresa ti contraddistingue se appartiene alla prima e alla seconda decade, mentre per i nati l'ultima, ancora questo momento così di apparente stanchezza potrebbe caratterizzarti, considerato questo sole non troppo favorevole. Viceversa, per i nati la prima, ad essere la concentrazione, il leggero calo, specie negli ambiti più importanti in cui necessità di una buona linearità di pensiero, quindi in ambito professionale, ma anche nel privato, considerato questo Mercurio ancora non troppo favorevole. Ottimo invece il rapporto per quanto riguarda la relazione con il partner, se appartieni all'ultima decade, con questa Venere che ti consente di vivere veramente una vita stabile, una vita appagante, una vita di coinvolgimento che va anche al di là delle normali aspettative che tu hai nei confronti del rapporto, sia nell'ambito di un rapporto di genessere con l'eventuale partner, sia nella possibilità di instaurare un nuovo rapporto che parte veramente sotto questi migliori auspici. Per l'estetica e creativa bilancia, una giornata veramente molto stimolante, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, una luna decisamente favorevole che enfatizza certe tue attrattive, certe tue conoscenze per tutto ciò che è creativo, estetico, anche all'avanguardia, anche al di là di determinati schemi. Quindi una giornata veramente molto ricca di stimoli, ancor più se ti muovi in ambito professionale su binari che hanno necessità di un coinvolgimento delle persone che ti sono vicine, considerato questo Mercurio decisamente molto propizio e che ti danno la possibilità di interfacciarti con chi ti è vicino, con la possibilità appunto di condividere, parola magica per te, questi nuovi input che ti arrivano e come dire integrarli in una prospettiva che diventa molto come dire appagante, convincente e positiva e propedeutica a successivi percorsi, progetti e costruzioni. Quindi una giornata veramente molto ricca di stimoli, molto che ti vede protagonista sia per te stesso che per te stessa, sia nell'ambito del gruppo di persone di cui fai parte, specie in ambito professionale ma anche più generale nel privato. Forma generale molto buona per i nati l'ultima decade, con questo sole costantemente favorevole che enfatizza questa tua possibilità e capacità di apertura verso gli altri. L'unica cosa, delicatezza per i nati la seconda decade nella capacità di muoverti, nella gestualità, nelle scelte da fare, con questo Marte appunto che ti invita a non sperparare, a non scialacquare, a essere non avventato in certe azioni. Vita sentimentale con una sorta di prassi di evoluzione che sta a te, come dire, decidere se e in quale forma, come dire, consentire di evolvere verso certi percorsi che gli astri comunque ti propongono e che appunto possono essere, come dire, interpretati in una certa maniera, in una certa altra da te, e quindi rielaborati e fatti rientrare appunto sia nell'ambito di un rapporto che già stai vivendo, sia nella possibilità di instaurare un nuovo rapporto che comunque può partire in maniera decisamente molto stabile.
Per l'occulto e strategico Scorpione, una giornata dei connotati un po' delicati, soprattutto se appartiene alla prima e la seconda decade, un'emotività tutto sommato un po' fastidiosa, un po' instabile, con questa luna non troppo favorevole. E per quanto riguarda i nati l'ultima, ci si mette anche una Venere alquanto dissonante ad alterare appunto quelli che sono gli equilibri della vita sentimentale che già stai vivendo, o la possibilità di instaurare dei nuovi rapporti, qualora sia questo nei tuoi obiettivi. Quindi una giornata che evolve in una maniera un po' così estranea per quanto riguarda le energie che sono in campo, molte idee, molte situazioni che magari sfuggono alla tua attenzione o che magari non catalizzano tutta l'attenzione che meriterebbero da parte tua rispetto magari all'attenzione che altre persone attorno a te sono disposti a darci. Livello energetico comunque nella media, e per i nati la prima e la seconda decade una buona ripresa per quanto riguarda la vita sentimentale dopo gli ultimi giorni in cui appunto non è stato proprio così eclatante, mentre appunto per i nati l'ultima ancora qualche momento non proprio al top. Per l'avventuroso ottimista Sagittario, una giornata veramente molto ricca di stimoli, nonostante appunto una forma generale per quanto riguarda i nati l'ultima decade non proprio il top, e una concentrazione ancora in leggero ribasso per i nati la prima, considerato appunto questo Mercurio ancora così inibente, quella linearità, specie in ambito professionale ma anche più in generale nel privato, di condotta, di pensiero e di concentrazione. Quindi una motività molto aperta nei confronti degli stimoli che la giornata di oggi ti porta, situazioni che veramente risuonano con quella che è la tua prospettiva, la tua attrattiva verso ciò che magari si discosta dai canoni, che vada al di là di quello che è noto, che è conosciuto. Quindi veramente emotivamente ti senti perfettamente a tuo agio nei confronti delle situazioni che la giornata di oggi ti porta. Buono livello energetico se appartieni alla seconda decade, con questo Marte decisamente molto propizio, in grado di enfatizzare la tua capacità anche all'occorrenza di importi, anche di combattere per un'idea che ritieni giusta, parola magica per te, e quindi un'energia aggiuntiva che ti consente veramente di raggiungere un obiettivo, di riuscire anche dove magari inizialmente avresti quasi la sensazione di non avere tutta l'energia di cui necessiti per arrivare a quell'obiettivo. Per quanto riguarda anche la vita sentimentale, una sorta di quiete, di normalità, di prassi, fra virgolette, per quello che è l'evolversi del rapporto che stai già vivendo, e che quindi sta a te comunque appunto decidere questi input che possono arrivarti da questo ambito, in quale forma, in quale misura integrare in quello che è il tuo percorso di vita più intima, più personale con l'eventuale partner. Per il pragmatico e concreto Capricorno, una giornata dei connotati decisamente molto particolari, energie in campo che emotivamente potrebbero indurti a spostare la tua attenzione verso contesti, situazioni, persone che veramente normalmente consideri veramente al di fuori della tua portata, non perché lo siano realmente, ma perché sei tu a ritenere questo tipo di energia, questo tipo di situazioni un po' veramente prescindente da quello che è la tua prassi, la tua linearità di condotta. Quindi una giornata un po' particolare, un po' veramente fuori dagli schemi, con molta energia in campo, molto movimento, e in un certo senso se appartieni alla ultima decade tu saresti quasi quasi più portato e più portato a orientare la tua energia su tutto ciò che fa già parte della tua esistenza, già tu conosci, che ti porta, come dire, a una sorta di stabilità, di concretezza, di anche appagamento da tutto ciò che tu già vivi, già conosci, e ti dà già la possibilità di essere, come dire, centrato e centrato appunto almeno in un certo settore della tua vita. Quindi una giornata comunque un po' particolare, appunto, che potrebbe indurti a spostare la tua attenzione verso ambiti che sono ancora più soddisfacenti per te. Per cui nati la seconda decade, questo Marte ancora non troppo favorevole ti suggerisce una volta di più di amministrare adeguatamente le tue forze, non scialacquare appunto le tue energie per non trovare in situazioni non troppo eclatanti. Per il più che mai frizzante curioso e avanguardistico Acquario, una giornata decisamente molto molto positiva, questa luna tua alleata assieme a Mercurio se appartiene alla prima decade, e con un sole decisamente propizio se appartieni all'ultima, ti danno la possibilità di vivere una giornata veramente ricca di grandi stimoli, un'emotività al top, soprattutto se operi professionalmente ma anche nell'ambito privato, con contesti e situazioni che siano veramente anche di tipo creativo, fuori dagli schemi, di tipo avanguardistico, di tipo anche tecnologico. Veramente oggi ti senti veramente a tuo agio come un pesce nel suo ambiente, ecco, veramente questa
questa energia carismatica, intensa a livello proprio emotivo, oggi ti permette della possibilità veramente di sentirti veramente perfettamente a tuo agio e quindi anche condividere questo tipo di energia, di approccio, di prospettiva, di idee con le persone che ti sono vicine e che magari si aspettano da te comunque una prospettiva di innovazione che sei perfettamente in grado di rendere convincente. Quindi è una giornata veramente molto ricca di stimoli. Buono livello energetico per quanto riguarda questa carica, se appartiene alla seconda decade, con questo Marte decisamente molto propizio, molto favorevole, e buona ripresa per quanto riguarda anche la vita sentimentale, se appartiene alla prima e alla seconda decade, considerato questo allontanamento di Venere, che invece potrebbe ancora farsi sentire per i nati l'ultimo e quindi creare ancora qualche momento così di alterazione, di leggero scompiglio per quanto riguarda la vita più privata, più sentimentale, più intima. Quindi una giornata veramente al top, con grandi possibilità di condivisione con le persone che ti ruotano attorno con molto piacere, e tu con piacere da parte tua nell'interfacciarti con loro. Concludiamo con l'inconscio e fantasioso Pisci, una giornata anche per te ricca di stimoli, una forma generale di ripresa che ti contraddistingue se appartieni alle prime due decadi, mentre ancora in leggero calo per i nati l'ultima, con questo sole che pare così sottrarti un po' di energie, mentre per i nati la prima si fa sentire con la sua energia non troppo propizia a questo Mercurio, in grado così di renderti così complicate certe situazioni che necessitano una certa concentrazione, linearità di pensiero e di comunicazione. Decisamente più interessante la sfera emotiva, questa luna di oggi è portatrice di tutta una serie di situazioni, contesti e di stato emotivo che ti riguarda, che è molto affine al tuo modo così un po' più astratto, più fantasioso, più anche all'avanguardia, che si discosta dagli schemi per quanto ti riguarda. Quindi uno stato emotivo di benessere in un certo senso, nonostante appunto altre energie astrali risultano, come appunto ho detto, non troppo favorevoli. Buono anche l'energia per quanto riguarda la vita sentimentale, un buon equilibrio, una buona stabilità, soprattutto una capacità e possibilità da parte tua di essere coinvolto e coinvolta nella relazione che stai già vivendo con l'eventuale partner, possibilità di instaurare un nuovo rapporto che diventa fin da subito molto coinvolgente con questa Venere decisamente propizia, e una buona carica energetica per quanto ti riguarda se appartieni alla seconda decade, con questo Marte che all'occorrenza è in grado di darti una spinta giusta nei momenti in cui potresti avere un bisogno, una sorta di carica aggiuntiva per raggiungere certi obiettivi che magari ti sei prospettato e prospettato di raggiungere. Anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, ti do appuntamento domani per il consueto oroscopo giornaliero. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci mi piace, ad attivare la campanella per le notifiche e soprattutto ad iscriverti al canale se non vuoi perdere nessun aggiornamento. Ti ringrazio ancora e ti auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!